Buongiorno ragazzi e buona domenica a tutti dalla cucina di Serial Cooper. Grazie veramente tanto per essere qua con noi anche oggi, ma soprattutto voglio spendere due paroline e voglio ringraziare tutti quelli che hanno seguito la scorsa diretta dei carciofi con la tappa, perché ho ricevuto questa settimana un sacco di messaggi, Facebook, Instagram, WhatsApp, con fotografie dei carciofi, e devo dire che siete stati bravissimi, siete stati tantissimi e mi ha fatto veramente, veramente tanto, tanto, tanto piacere. Quindi, appunto per questo, vi chiedo a tutti, se potete e vi piace la diretta, vi piacciono le mie dirette, condividete il link durante la diretta in maniera che lo possano vedere anche altre persone, e chi non è iscritto ancora alla pagina di Serial Cooker su Facebook o Instagram si iscriva in maniera tale che possa vedere tante altre ricette. Ora andiamo un attimo a noi, al vivo. Ieri l'altro ieri abbiamo fatto un piccolo sondaggio su cosa preferivate vedere insieme a noi, cucinare insieme oggi. Ed era, uno erano i taglierini, i pettinicchi con sugo, che devo essere sincero, a me piacciono da morire, anche perché lo ritengo un piatto proprio della domenica, tipico. E gli altri erano a pasta di roccola riminati, che è un top, diciamo, un evergreen della cucina palermitana, cioè è un pilastro su cui si costruisce tutta la cucina palermitana e siciliana, perché poi ce ne sono tantissime varianti, ok? E allora, a questo punto io direi di iniziare. Intanto vi faccio fare una carrellata negli ingredienti. Scusate, per questa volta ho avuto poco tempo, quindi non vi ho potuto mandare prima gli ingredienti, però la potete poi replicare a casa tranquillamente. Intanto quindi, Anna, avviciniamoci, vi facciamo fare una carrellata negli ingredienti che serviranno, e sono un broccolo, io in questo caso un broccolo medio, in questo caso ne ho presi due perché erano piccolini e ho preferito prenderne due, già bollito, dello scalogno, potete utilizzare anche della cipolla se volete, io preferisco questo perché ha un sapore più intenso, uvetta e pinoli, del concentrato di pomodoro, dei filetti di alice sott'olio, la nostra classica immancabile mollica torrata che servirà per il finale, olio, pepe, sale, e poi andiamo ad usare, io la preferisco così. C'è chi usa il bucatino, usa altri formati di pasta. Io uso la mezza margherita, questa qua, la margherita. Ok, chi la conosce come mezza margherita, chi la conosce come margherita? Insomma, questa qua. Questa, con questa dentellatura che ha sul bordo, vi va a raccogliere il sugo, che è una cosa spettacolare. E allora, a questo punto, iniziamo. Piccola parentesi. Quando bollite il broccolo, è importantissimo, alla base di tutto, che non buttate via l'acqua, diciamo, dove ha bollito il broccolo. Ok, quindi conservate l'acqua, uscite il broccolo con un mestolo, con un cucchiaio, e l'acqua lasciatela lì. Poi vi spiego il perché. Allora, iniziamo. Intanto prendiamo il nostro bel tagliano e gli mettiamo un bel giro di olio. Abbondante, e allora, dopo di ciò, iniziamo a preparare il nostro battuto di scalogno. E allora, facciamo una pulizione dello scalogno. Vedete, io per quanto riguarda la pasta con i broccoli, deve essere una pasta che deve avere un condimento con dei sapori belli, forti, tosti. Io infatti uso sempre degli ingredienti in un quantitativo, diciamo, esagerato, perché mi piace ottenere questi sapori, questo sapore forte all'interno, diciamo, del condimento. Vado a tagliare la nostra cipollina scalogna. Leviamo magari la parte esterna dello scalogno, che è quella un pochino più dura. Ok, tagliamo a metà. Io non vado a fare un battuto molto fine, perché questo
si sfalderà in fase di cottura, quindi sinceramente poi mi piace anche il gusto della cipolla. Potete chiaramente frullarlo come preferite voi, è una questione anche di gusti. Io però lo lascio così. Questi sono abbastanza fini, quindi possiamo lasciarli così. Ok. E rimettiamo qua dentro. Allora. A questo punto, sempre fuori dal fuoco, andiamo a inserire la nostra ovetta e i nostri pinoli. Ok, e andiamo a inserire le nostre alici sott'olio. Allora, io sulle alici sott'olio, anche qua, vedete, ne metto diverse, addirittura qua ne metto, vediamo quante sono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, una decina. Insomma, mi piace farlo bello carico di alici, perché viene su così viene... Il condimento viene bello gustoso, ok? Deve essere una pasta bella carica, come vi dicevo prima. Diamo una sminuzzata leggera alle nostre alici. Chiaramente, se volete, potete anche usare pasta d'acciughe, ok? Io preferisco usare queste, perché hanno un sapore più forte, ecco. Ok. A questo punto, possiamo direttamente iniziare a mettere tutto sul fuoco. Facciamo un attimino di pulizia e trasferiamoci direttamente ai fornelli. Vieni con me, Anna, seguimi. Certo. Sandra. Sembri tu Omar di Roberto Giacobbo. Omar a posto, Omar attento, stai attento Omar. Allora accendiamo il fuoco. Spero di essere un po' più affascinante. No, quello senz'altro, anche perché se non so chi ha visto Omar di Voyager, diciamo come si chiama, di Freedom, è abbastanza, diciamo, bruttino. Quindi. E allora, ciao Miki, accendiamo. Michele Mulà, saluta. Ciao Michele, ciao ragazzi, ciao a tutti. C'è freddo là a Milano, qua si sta abbastanza male perché c'è pure freddo. E allora accendiamo a fuoco bello vivo, bello forte, in maniera tale che inizi a sfrigolare. Nel frattempo vi faccio vedere anche l'acqua. Aspetta un attimo solo. Vedete l'acqua che ho lasciato l'altra stamattina a bollire. All'interno ci sono addirittura pezzettini di broccoli che vanno a insaporire ancora di più quest'acqua. Quest'acqua ci servirà, uno, per allungare il nostro sughetto di cottura, due, ci servirà perché andremo a bollire la nostra pasta direttamente su quest'acqua. Ok, quindi non buttate quest'acqua perché è nettare che andreste a buttare, ok? E allora passiamo al nostro soffitto, lui già sta iniziando a sfrigolare. Perché ho messo tutti gli ingredienti insieme? Ho messo tutti gli ingredienti insieme per evitare che qualcuno vada un poco più avanti di cottura, che qualcuno si bruci e qualcuno resti indietro. Se li mettiamo invece tutti insieme, hanno praticamente tra di loro tutti un su per giù la stessa temperatura di fuoco, quindi la stessa cottura, ecco. E allora? Ok. Nel frattempo che invece lui sfrigola, abbassiamone leggermente la temperatura e torniamo al tavolo e ci andiamo a tagliare i nostri broccoli. E allora prendiamo una bella ciotolina che mi ero preparato, il bello della diretta. E allora, ok, e tagliamo i nostri broccoli. Allora, vedete i broccoli. Saluta Marco Palumbo che si dispiace ma è in turno. Quindi... Oh Marco, ciao, mi dispiace che sei in turno. Mi dispiace per te, io oggi libero. E allora. Ok, vedete, andiamo a fare comunque, li andiamo a tagliare in maniera molto grossolana, niente di particolare. Marco, da voi i broccoli sono belli viola invece, anche se poi in cottura diventano chiari. Però il broccolo viola di Catania è pure famoso, le falde dell'Etna.
parliamo pure di un prodotto eccezionale. Allora. Questi invece sono i nostri broccoli, che poi ricordo per tutti, broccoli a Palermo, ma per gli amici che ci seguono da tutta l'Italia, questi sono cavolfiori, perché noi li chiamiamo broccoli, e invece i broccoli li chiamiamo sparacelli, quindi diciamo siamo, ci distinguiamo sempre, ecco. Ok, continuiamo. Da quando andiamo a sbollentare i nostri broccoli, vi ricordo, non sbollentateli eccessivamente, perché sennò rischiate che si sfaldano e diventano una crema, perché oltre poi a noi a sbollentarli li andiamo a cucinare nella nostra, nel nostro tegame, quindi non diamogli una cottura eccessiva, in maniera tale che qualche cima di broccolo resti intatta all'interno del nostro sughetto. Io ne metto altri due e questi me li conservo e me li faccio all'insalata col limone, che sono pure spettacolari. Olio e limone, se mettiamo un bell'olio, spettacolare, la morte sua proprio. Punto, guarda proprio l'ultimo, ok, basta, possiamo andare, dai, torniamo sul fuoco, ok, vedete, lo scalone si è appassito, le alici si sono praticamente iniziate a sciogliere nel nostro olio, quindi anche per chi, perché molta gente ha il problema, diciamo, non gli piace sentire il sapore dell'alice sotto i denti, considerate che facendolo così si sciolgono, quindi non le vedete più, diventano proprio una crema, poi allungandole con il resto del condimento. Il signor Mineo chiede se si può fare una puntata sull'acquarume. Assolutamente, ma quella mi piacerebbe un sacco. L'unica cosa è che, signor Mineo, ci vuole un po' di tempo, perché considerate che molti mi dicono facciamo delle dirette, però dovresti velocizzare un poco. Certo, se facciamo l'acquarume, là almeno 3 ore di cottura ci vogliono, quindi per venire un acquarume degno, quindi è un po' difficile. Potremmo fare un bel video, quello sì, un bel video sull'acquarume, assolutamente. E allora, adesso che il composto già è bello andato, rosolato, andiamo un attimino, imprevisto, scusate, ma si era disconnesso. Si è disconnessa la diretta. Ultimo solo. Vediamo che succede. Eccoci, scusatemi, ma si era disconnesso un attimo il telefono. E allora, dopo l'incidente di percorso, scusateci. Ci dà, scusateci. Andiamo a inserire
il nostro concentrato di pomodoro all'interno. E lo facciamo sempre sciogliere con il nostro olio. Ok. Una volta che si è ben sciolto, spero che tutti avete visto questo passaggio. Comunque, visto che qua ci siamo disconnessi... No, non è stata colpa mia che scrivono Omar, stata io. Purtroppo, per fortuna, no, purtroppo non è stata colpa del cineoperatore. Ogni tanto capita. È vero che sono il cameraman che crea l'imprevisto, ma non fino a questo punto. Quindi ragazzi, ricapitolando per chi si è perso durante la connessione che è caduta, dopo che abbiamo fatto il nostro soffitto con cipollotti, uvetta, pinoli e acciughina, abbiamo inserito il nostro concentrato di pomodoro. Vedete che si è sciolto. Adesso possiamo passare alla fase cruciale. Mi chiedono l'estratto, punto interrogativo. Non l'estratto. Allora, io ho utilizzato quel concentrato, ma potete utilizzare tranquillamente l'estratto, anzi anche meglio. Io ho usato questo perché non ho avuto materialmente proprio il tempo di andarlo a comprare. A questo punto andiamo a inserire i nostri broccoli. Riepiloga gli ultimi passaggi. Sì, e allora, i broccoli inserisco intanto un po' alla volta. E allora, soffritto, nello soffritto mettiamo olio abbondante, acciughine sott'olio, uvetta, pinoli e i cipollotti. Li facciamo andare, li facciamo appassire, facciamo sciogliere la nostra acciughina. Dopo di ciò andiamo ad inserire il nostro concentrato di pomodoro o estratto, quello che preferite. E dopo di ciò, una volta che abbiamo sciolto, inseriamo il nostro broccolo. Mi dicono anche che c'è chi preferisce lo zafferano. Esatto, c'è anche chi mette lo zafferano, vero, assolutamente vero. Ma infatti ragazzi, questa è la ricetta di famiglia, ok? Poi ovviamente ci sono tantissime varianti, c'è chi mette lo zafferano, io preferisco mettere qualcosa che sia, diciamo, più strong, a parte strong, ma che sia qualcosa più attinente con i nostri territori. Quindi nel nostro caso o l'estratto sarebbe il top, o comunque un concentrato di pomodoro. Ok, allora, una volta che... E comunque poi vedete il risultato di colorazione è quello. Chiaramente se poi mettiamo uno zafferano e non un colorante, lo zafferano gli va anche a dare sapore, che sicuramente ha anche il suo perché. A questo punto, che stiamo facendo andare il nostro broccolo, alziamo la fiamma, lo facciamo andare un attimino a temperatura, lo arriminiamo con tutti gli altri ingredienti e mettiamo pepe. Pepe abbondante, ragazzi, qua va bella carica sta pasta. Ok, abbiamo messo le acciughine, ma dobbiamo comunque mettere un po' di sale. Dico, siate parsimoniosi, non esagerate, perché ci sono le acciughine, però un minimo ci va, anche perché ora aggiungeremo un po' con l'acqua. Facciamo mescolare, così il sale ci fa anche buttare i liquidi restanti all'interno del broccolo. E ora possiamo procedere ad integrare il nostro brodino, la nostra acqua di cottura del broccolo. Ok, fuochi sempre alti. Ok, mescoliamo, vediamo che siamo. Ok,
inizio a prendere fumo, mettiamo un altro pochino d'acquetta. Non farle venire troppo asciutto, anche perché deve andare un pochettino anche con la sua acqua. Qualche minuto dobbiamo farlo cuocere. Ok. Perfetto. E allora, ora facciamo una cosa. Lo trasferiamo in un focarello un pochettino più alto, per motivi, diciamo, di diretta, così acceleriamo un attimino. Qua invece andiamo a buttare la nostra pasta margherita, acqua di cottura, avvicinati, acqua di cottura, margherita e la nostra conza, e andiamo a buttare. Pasta con i broccoli arriminati, per chi chiede. Pasta con i broccoli arriminati, un classico pilastro della cucina palermitana, ovviamente con tutte le varianti del caso, come dicevo, ognuno ha la propria ricetta di famiglia, ed è giusto che sia così, ragazzi, anche perché la cucina è anche inventiva, fantasia, ma soprattutto tradizione. Ok, guardate come si sta tirando il nostro sughetto. Vedete? Qua chiudiamo. Oh, Ardilla! È lo spaghetto di Rimini, ovviamente. È una ricetta di Rimini. Sì, sì, sì. Rimini la fanno anche in Sud Tirol, comunque, questa. Accompagnata con un po' di speck e polenta, favolosa. Lo spaghetto non lo spezzi? No. Ragazzi, allora, se devo bloccare di nuovo la diretta, ditemelo prima, ok? No, assolutamente no, la margherita in questo caso non va spezzata perché non è spaghetto, ma anche se fosse spaghetto non va spezzato, perché si deve poter avvolgere nella nostra forchetta, ok? Se noi lo spezziamo non si può avvolgere. C'è chi ne avrebbe calato un chilo. Lo so, ma infatti ora cosa farò io? Con questa conza che ho fatto, con questo condimento, conza detto in lingua madre, vedete che ne ho fatte un bel po'. Perché? Perché ora io faccio il piattino e poi vi faccio vedere il piattino che l'assaggio, buono, buono, buono. Ma io stasera me ne calo una zuppiera e me la faccio fritta. Perché voi dovete sapere che la pasta con i broccoli arriminati è una delle paste che ha tantissime varianti possibili, quindi a parte farla espressa la possiamo fare fritta, che io vi consiglio assolutamente perché è qualcosa di paradisiaco, è una delle mie preferite, oppure incasciata significa amalgamata tutta con amalgamiamo il nostro condimento con tutta la nostra pasta, dopodiché la inseriamo in una bella teglia, spolveriamo di pan grattato, di mortica atturrata, e dopodiché, ragazzi, la infornate e mangiate una cosa che è spettacolare. Però nonostante dicono questo, anche che ci sarebbe anche l'opzione di un bel filone di pesce abbagnato nel sugo successivamente. Certo, quello pure, ragazzi, quello pure. Assolutamente. Guardate che bella la nostra margherita che cucina con pezzettoni di broccoli, vedete? Cioè, deve essere tutto un connubio di sapori, anche l'acqua non deve essere lasciata al caso. Fra poco la pasta è pronta, il nostro sughetto, ragazzi, è pronto, diciamo, non vuole ormai neanche come tempistica. Allora, prepariamo il nostro piatto. Ci siamo quasi. Vedete la consistenza, deve essere questa, deve essere
tirata ma non troppo asciutta, ok? Perché deve comunque andare a sporcare la nostra margherita, la nostra pasta. Infatti a questo punto ci spengo, perché il nostro condimento è pronto. La nostra pasta vuole proprio pochissimo, dopodiché la possiamo scendere. Facciamo un altro minutino, prepariamo la nostra unica torrata. Ci liberiamo un attimo il campo, così siamo pronti per l'impiattamento e ovviamente l'assaggiamento pure, perché non può mancare. Loredana D'Agostino dice che allora lei è promossa, perché l'ha sempre cucinata nell'acqua di cottura del broccolo. Brava Lori, brava. È la stessa cosa, che stiamo parlando di questa cosa, mi sta venendo pure in mente. La stessa cosa, fatela sempre quando fate la pasta con le sarde. Non buttate mai l'acqua dove avete cucinato il vostro finocchietto. Mai. Perché quell'acqua è provvidenziale per dare sapore alla vostra pasta. Allora ragazzi, la pasta è pronta, io la scolo. Operazione importante, ributtate la pasta qua dentro, nel posto dei lami. Prendiamo il mestolo, riaccendiamo il fuoco. Saluta anche da Modena. Ciao ragazzi, e andiamo a mettere. E stanno arrivando anche per l'assaggio. La nostra gonza, vi aspetto, aspetto a tutti. Ok, li mettiamo sul fuoco e arriminiamo ragazzi. Questa è la pasta con i broccoli arriminati. Perché dobbiamo arriminarla, mescolarla. Mettiamo un altro pochettino di condimento. Ecco qua ragazzi, spettacolo. Scusate l'appannamento dei telefoni. Ok, siamo pronti, impiattiamo, se no diventa scotta. Visto che me la devo mangiare io, non c'è motivo. Alfredo scrive: piatto light, erano meglio i pittinicchi. È deluso dal sondaggio. Alfredo, non c'è dormito tu stanotte questo sondaggio. Amico mio, che ci posso fare? La prossima volta faremo i pittinicchi. Non so che dirti. Ok. Giuseppe Di Cugno scrive che da lui questo broccolo non c'è, c'è quello bianco. Si può fare comunque, Peppe. Dice che è un po' insipito di sapore. Vabbè, ma se tu vuoi mettere le sarduzze, la cipollina, fare dire, il prodotto ti si, diciamo, eleva come gusto. Ragazzi, alla fine... Ovviamente le pulisco io le pentole, per chi chiede. Ma perché vi pigliate il suo pensiero delle pentole? Pensate alla pasta, pensate alle cose da mangiare. Allora, mettiamo... Bello. Salvo Oliveri chiede le sarde beccafico. Le faremo pure. Ragazzi, e poi a conclusione, se volete, io lo metto perché a me piace. Un filo d'olio di quello importante... Sono in trasferta i bambini comunque. E ora ragazzi, siamo arrivati, e visto che a tavola è tazziera, come si dice, io a questo punto devo assaggiare. Buon. Mondiale. Una volta si assaggia. Mondiale. Si assaggia una volta. Mondiale, ragazzi. A questo punto voi, che dirvi, condividete il video. Dicono che da Omar a Cenerentola è breve il passaggio. Questo è bello, la devo leggere. Iscrivetevi su Facebook, YouTube, Instagram. Ah, siamo sbarcati anche su TikTok.
E niente, io continuo a mangiare. E ce lasciano un pochino, giusto? Ma c'è l'altra, poi stasera se la mangia, state tranquilli. Omar non può morire di fame, il nostro cameraman. Ciao ragazzi, buona domenica a tutti e grazie sempre per l'interesse. Un bacio a tutti.